mio segnale. Scatenate l'inferno. Eccoci qui, signori, siamo tornati con la terza stagione di questa carriera, anche l'ultima stagione di questa carriera, lo sapete. Questa terza stagione l'obiettivo principale è assolutamente, sarà assolutamente il triplete, cosa che non è assolutamente semplice. Ecco perché, come sapete, come sappiamo, stanno arrivando in questi giorni, adesso dovrebbe anche arrivarci l'avviso, arriveranno i nostri tre giocatori a parametro zero, ovvero Davide De Gea, Anthony Martial e Arturo Vidal. Due dal Manchester United, uno dal Bayern Monaco. Adesso teoricamente dovrebbero anche arrivarci gli inviti ai vari tornei estivi. Dobbiamo prepararci insomma al meglio per questa nuova stagione. Ovviamente si accettano i vostri consigli qui sotto. Ecco gli inviti, vediamo un po' qual è il più interessante. Io direi che ci siamo già sul più interessante, perché ci sono delle squadre sicuramente molto molto blasonate, come il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, il Chelsea, l'Atletico Madrid, il Manchester City, il Los Angeles Galaxy e l'FC Dallas. Si gioca in America, l'American Challenge Cup, insomma penso sia anche abbastanza realistico, no? Perché comunque International Champions Cup si gioca lì. Adesso però dovrebbero anche arrivarci i vari, ecco infatti, tra l'altro abbiamo un girone già di ferro con Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Chelsea. Io pensavo di simularla, ma a questo punto sarà interessante anche giocarla questa coppa di precampionato. Comunque, arriva Vidal, arriva Martial, arriva De Gea, quindi dagli così, vediamo un po'. Il mercato è aperto, vendita magliette, vogliamo guadagnare 200 milioni, bene così, beati voi, datemene un po' che c'ho una lira. Hands up for your color. Detto ciò, allora, vediamo un attimino la formazione. Partiamo dal modulo, 4-2-2-2, però direi che dobbiamo sistemare molte cose, specialmente in uscita. Vi svelo un segreto, io ho un debole sia in realtà che su FIFA, ma in particolar modo su FIFA, per Douglas Costa, perché sì, si dice Douglas Costa e non Douglas Costa. Ma detto ciò, allora andiamo subito a sistemare in porta De Gea, che è 92, me coglioni, con Alisson che potrebbe partire, ve lo dico subito. Alisson potrebbe partire, è uno dei partenti principali, perché De Gea e Ziller come secondo bastano. Adesso vediamo poi come interscambiarli, se inserire Ziller nelle coppe come fatto nella passata stagione, oppure dargli qualche minuto in meno o in più, mo vediamo. Detto ciò, per quanto riguarda la formazione titolare, allora, in uscita stavo pensando a un po' di nomi in realtà. Il primo potrebbe essere proprio Raja Nainggolan, perché sia per un fattore più realistico, e quindi per il fatto che sia lui che Alisson siano partiti in questa finestra di mercato estiva reale, appunto, potrebbero partire anche su FIFA, ma poi anche da un punto di vista tecnico ed economico, perché vedendo Nainggolan potremmo poi investire su un correntinto di so qualsiasi, per dire, o comunque su altri giocatori molto interessanti che possano essere utili al progetto. Un altro, e qui vi sorprenderete per quanto io voglio un bene dell'anima, è Riyad Mahrez. Ovviamente dovrebbe avere un'offerta con i controcoglioni, come piace dire a me, però è un partente, specialmente perché Under sta crescendo tanto e Mahrez mi ha dimostrato di essere comunque discontinuo. Davanti sono incerto su Schick, perché adesso vediamo un attimino se tenerlo oppure andare a comprare un altro attaccante vendendo lui. E poi qui, allora, il discorso qual è? Che noi abbiamo diversi esterni, perché detto Martial, abbiamo il Sharawi, abbiamo appunto Perotti, voglio prendere Douglas Costa che può giocare sia a destra che a sinistra. Perotti è il più anziano e potrebbe partire proprio lui. E a questo punto la formazione di partenza potrebbe essere più o meno questa, quindi con in panchina Vidal almeno come gerarchie, finché non dovesse partire Nainggolan. Ho inserito Martial, ma adesso vediamo, perché alla fine come gerarchie Perotti ed il Sharawi potrebbero avere qualcosina in più almeno dall'inizio. E niente, il resto l'avete vista. Andiamo un attimino sul mercato, ma soprattutto prima di pensare al mercato io vorrei giocare almeno il girone del, stavo per dire, dell'International Champions Cup, dell'American Challenge Cup, in modo da capire quali sono i limiti reali di questa squadra. Andiamo in campo e poi ci rivediamo dopo. Ah, prima però attenzione, perché è successo un qualcosa di brutto. L'Everton ha pagato 63 milioni e 700 mila euro, che corrispondono alla clausola rescissoria di Kostas Manolas, e ha avviato i colloqui con il giocatore. Se Manolas accetta, so uccelli senza zucchero. Ben ritrovati amici appassionati di FIFA 18, io sono Ivan Grieco e sarò la voce che vi racconterà questo precampionato della carriera per quanto riguarda la Roma di Federico Marconi. Qui siamo nell'American Challenge Cup con Bayern di Monaco, PSG e Chelsea. Eccolo qui proprio Federico Marconi inquadrato in panchina per la sua Roma. Tanti nuovi acquisti, tra cui il portierone De Gea, arrivato a parametro zero dal Manchester United, così come Martial, sempre dallo United, e poi Arturo Vidal, che però non vedremo in questo precampionato perché impegnato con la nazionale. Subito l'inizio è scoppiettante per i giallorossi, con proprio Martial che prova ad andare in percussione sulla sinistra, a scatenare la sua velocità, poi si accentra, destro a giro di poco al lato della porta difesa da trap
subito grande occasione per la Roma, che vuole migliorare con quest'ultima stagione di FIFA 18 quello che di buono comunque ha fatto durante le prime due. Intanto qui clamorosa traversa di Mahrez, si salva ancora il PSG, che poi prova a reagire al 35esimo con Costa, che qui costringe De Gea agli straordinari. Si esalta il neo acquisto giallorosso, forse il pallone sarebbe comunque uscito, ma De Gea non ha voluto rischiare. Poi allo scadere del primo tempo, Patrick Schick sull'out di destra, qui buono il passaggio centrale per Pellegrini, che poi trova lo spunto per Martial, che va alla conclusione ad incrociare sul secondo palo per l'1-0 della Roma allo scadere della prima frazione di gioco. Grande azione sulla destra con Schick e Pellegrini, che poi hanno lanciato Martial per l'1-0. Tanto dicevo, appunto, il primo anno della Roma molto bene, con la vittoria in Coppa Italia, il secondo posto in campionato, per poi migliorarsi anche nella seconda stagione con la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus in finale, e poi anche la vittoria straordinaria in campionato grazie alla vittoria alla 37esima giornata nel derby 2-0 contro la Lazio. Protagonisti assoluti della stagione, Dries Mertens, un po' criticato al suo arrivo, ma poi si è rivelato davvero fondamentale. Poi Daniele De Rossi alla sua ultima stagione, un grandissimo leader che la Roma non dimenticherà. E poi soprattutto forse l'uomo fondamentale, Batshuayi, giocatore capace di cambiare l'inerzia di un match da un momento all'altro. Intanto qui abbiamo visto il 2-0 della Roma, e poi all'82esimo prova Mounier a mettere in mezzo questo pallone, Florenzi la mette fuori, non è finita, Verratti, percussione, Sharawi scivolata, il pallone rimane lì, ancora Verratti, si gira bene per Costa, che fa 2-1 all'83esimo minuto, riaprendo la partita del PSG, che la Roma dopo il 2-0 di Mertens sembrava avesse chiuso. Qui rivediamo la grande giocata di Verratti, che danza sul pallone, scarico su Costa, che batte De Gea. Qui difesa della Roma molto distratta, ma non c'è più tempo, vince la squadra di Federico Marconi, che apre bene questo precampionato nell'American Challenge Cup, 2-1, inquadrato Martial, migliore in campo, alla prossima! E purtroppo è successo, Manolas accetta il contratto e quindi non è più un giocatore della Roma. Volevamo concentrare questa campagna acquisti in altri ruoli e invece dobbiamo concentrarla anche in difesa, perché abbiamo ceduto forse il giocatore, uno dei pochi, se non dire l'unico mi sembra eccessivo, ma sicuramente uno dei pochi incedibili per quanto mi riguarda. Quindi consigliatemi qui sotto un top player, perché è quello che ci serve, perché in questi anni abbiamo, in queste due stagioni precedenti a questa, abbiamo alternato sempre qualcuno vicino a Manolas, quindi lui è stato sempre il giocatore inamovibile, e adesso abbiamo 60 milioni in più per puntare un altro grande centrale. Consigli qui sotto, mi raccomando. Intanto arriva anche un'offerta per Barreca, 40 milioni dal Tottenham, attenzione. Barreca ne costa 25, ma qui ci dicono che possiamo alzare anche a 66 addirittura, quindi io andrei a trattare, perché è chiaro che nel momento in cui dovesse partire Barreca, tra l'altro ha giocato contro il Paris Saint Germain anche abbastanza bene, noi rimarremmo soltanto con un terzino sinistro che è Kurzawa, quindi ovviamente dovremmo poterlo sostituire. Non lo so, in realtà 40 milioni per Barreca non sono pochi. Trattiamo un attimino, vediamo un po'. Io l'alzo a 55, se possiamo arrivare a 66, 55 dovrebbero comunque andare bene, vediamo un po'. 55 accettano, attenzione, quindi potrebbe esserci un'altra cessione, e ora vediamo, deve accettare lui il contratto. Fatemi sapere ovviamente un altro terzino più giovane a quel punto, che possa essere la riserva di Kurzawa. Intanto andiamo a giocare contro il Chelsea, seconda partita di tre in questo nostro gruppo dell'American Challenge Cup. Ben ritrovati da Ivan Grieco, amici appassionati di FIFA 18. Eccoci qua con la seconda giornata dell'American Challenge Cup. Ancora la Roma impegnata contro il Chelsea, che ha vinto la sua prima partita. Inquadrato Antonio Conte in panchina. Scontro che vale il primo posto, quello tra i Blues e i giallorossi. Subito la Roma che ci prova con Schick, lo scarico per Mertens, che prova a cambiare passo. Attenzione a Mertens, tutto da solo, avanza ancora il giocatore belga, la botta, Caballero con una buona respinta si distende e salva la porta del Chelsea. Poi arriviamo al 28esimo con Cengizzo Nder in verticale, posizione regolare ancora per Mertens, in area di rigore ad incrociare, questa volta Caballero non può nulla e la Roma passa
quasi alla mezz'ora del primo tempo, con il numero 11, Dries Mertens, che si conferma ancora un uomo fantastico per la squadra di Federico Marconi, il giocatore forse fondamentale, il giocatore più importante di questo precampionato fino a questo momento. Anche nella prima partita aveva fatto la differenza. Adesso occhio alla reazione del Chelsea con Aubameyang, servito da Kanté, che spara alto col sinistro. Era immobile De Gea, sarebbe stato battuto, ma il pallone finisce alto. Arriviamo allo scadere dei primi 45 con lo scarico di Mertens per Schick. La botta di sinistro da parte del giovane ex Sampdoria, che però non trova lo specchio della porta. E dunque finisce il primo tempo. Può bastare così, secondo il direttore di gara. 1-0 per la Roma, il gol di Mertens che finora la decide. Inquadrato, due tiri per lui, un gol. Siamo al decimo adesso della ripresa con Promes, che va alla conclusione ma finisce giù. E secondo il direttore di gara è calcio di rigore, il fallo di Nura. Non ha dubbi l'arbitro, e allora è pronto Pierre-Emerick Aubameyang contro di lui, il solito David De Gea, che prova a danzare, la conclusione al lato con De Gea che era rimasto immobile, sbaglia clamorosamente il numero 22 del Chelsea e dunque la Roma rimane in vantaggio. Arriviamo adesso al 65esimo, erroraccio in disimpegno, Batshuayi per Mertens che fa 2-0 Roma e forse la chiude la squadra di Marconi. Buon recupero da parte di Batshuayi e grande ancora la conclusione di Mertens, che non sbaglia, con freddezza davanti a Caballero. Arriviamo al quarto d'ora alla fine con Under che resiste all'attacco di un avversario, poi scarica su Mertens, ancora il tocco di ritorno per il giovane turco, pallone lungo ma lui ci crede fino in fondo e va per il 3-0. Pazzesco Cengiz Under, non mollare mai, erroraccio da parte del Chelsea e del suo portiere Caballero, che qui regala di fatto il gol partita alla Roma, che ringrazia poi all'89esimo, l'ultima occasione della partita, con il gol di Pierre-Emerick Aubameyang sul tocco corto sul palo, punizione che era stata tirata molto bene dai giocatori del Chelsea. Poi però finisce qui la vittoria della Roma, non può nulla il Chelsea, continua Federico Marconi a far sognare i tifosi giallorossi per questa terza ed ultima stagione di FIFA 18. Eccolo qui inquadrato, inquadrati anche i giocatori del Chelsea ma soprattutto quelli della Roma, che ora sono primi nell'American Challenge Cup. Alla prossima! Quindi buona anche la seconda contro il Chelsea, anche se è un po' merode per quel calcio di punizione finale che è frutto di un Barrega che dorme, e se Barrega è questo allora lo possiamo anche vendere per 50 milioni. Detto ciò, nulla di interessante, quindi possiamo anche andare a giocare l'ultima sfida del girone. La Roma è già qualificata, però chiaramente il Bayern Monaco a sorpresa invece è ultimo. Confermiamo questa classifica qui e andiamo in semifinale. Ben ritrovati amici appassionati di FIFA 18 e del calcio, con Ivan Grieco qui con voi. Eccoci qua con la terza ed ultima giornata dell'American Challenge Cup, che vede impegnata la Roma di Federico Marconi in questa tournée americana. Finora a punteggio pieno dopo le partite contro PSG e Chelsea, cerca la Roma di concludere al meglio contro la squadra rivale, il Bayern di Monaco. Subito però al terzo minuto, proprio la Roma con il solito Dries Mertens per aprire le danze. Dicevo, contro il Bayern di Monaco, squadra capace di battere la Roma in Champions League la scorsa stagione. Quindi c'è un conto aperto tra queste due squadre. E subito la Roma con Dries Mertens. Rivediamo il tocco di Florenzi, Mertens pescato in posizione regolare, destro ad incrociare secco, non può nulla il portiere del Bayern. La reazione da parte dei bavaresi non si fa attendere, al dodicesimo con Lewandowski, scarica tutta la sua potenza sul palo, De Gea sarebbe stato battuto. Poi ancora il Bayern al 37esimo, ancora con Robert Lewandowski, cross basso, secondo palo, Lucas fa 1-1, lasciato colpevolmente da solo Lucas di ricevere questo pallone, sbagliata la diagonale da parte della difesa, in ritardo il terzino e dunque il pareggio. E poi al 45esimo addirittura ancora Lucas con le finte, ancora in mezzo la conclusione di Shpedidis che fa 2-1 per il Bayern proprio allo scadere dei primi 45 minuti di gioco. Il Bayern fa 1-2 micidiale in pochi minuti, De Gea prova ad allungare la gamba ma non riesce ad evitare il gol e dunque andiamo direttamente alla ripresa al sesto minuto, ancora con Lucas in mezzo, Lewandowski, la porta era vuota, si divora il gol del 3-1 il centravanti polacco. De Gea non era uscito un granché bene, si salva la Roma, siamo già dall'altra parte, Mertens in mezzo, dalle parti di Nainggolan al volo, Star che vola senza troppi problemi, blocca anche il pallone, buona la conclusione di Nainggolan, poco angolata però.
Siamo già dall'altra parte qui, Lucas finisce giù, c'è fallo secondo il direttore di gara Gerson, un po' dubbioso, ma è calcio di rigore secondo l'arbitro. E dunque va Robert Lewandowski, palla da un lato, portiere dall'altro, è 3-0. È 3-1, pardon, per il Bayern di Monaco, quando manca poco più di un quarto d'ora alla fine del match. È sempre più dura per la formazione di Federico Marconi. Stindl per Lucas, addirittura 4-1 Bayern, che adesso dilaga per far ricordare alla Roma la pessima serata di Champions che vide appunto il Bayern trionfare. Anche quest'oggi va male per la squadra giallorossa, vince il Bayern 4-1 e la Roma si ferma a due vittorie dunque in questa American Challenge Cup. Alla prossima! Sconfitta che brucia, che però non cambia assolutamente la situazione, perché il Bayern Monaco con 4 gol che ci ha fatto fa 4 punti ed esce, viene eliminato, mentre la Roma affronterà il Dallas in semifinale, dall'altra parte Atletico Madrid contro Chelsea, e quindi speriamo anche di affrontare una delle due in finale. Detto ciò, però, prima di andare a giocare e proseguire, perché a questo punto non so quanto Barrega ha venduto, premio torneo di 3 milioni, però ecco, per l'appunto, stavo dicendo, non so quanto allungare questo episodio, quel che è certo è che Barrega è stato venduto al Tottenham e io non voglio che succeda una cosa, ovvero non voglio che venga smantellata la squadra. Adesso, per carità, facciamo gli allenamenti, ma Manolas è stato venduto perché è stata pagata una clausola che non sapevo neanche esistesse. Errore mio, perché sarei dovuto stare molto più attento. Però chiaramente adesso la situazione, perché è tutta tranquilla, una sconfitta non cambia le cose. Mi preoccupa un po' il fatto che ci stiamo, secondo me, indebolendo. Sicuramente ci siamo indeboliti per adesso, perché De Gea, Martial, Vidal, che tra l'altro appunto Vidal non l'abbiamo potuto ancora vedere perché è in vacanza, considerando che ha giocato la Coppa America così come Alisson, avevano dimostrato di meritarsi il campo e di conseguenza anche il posto da titolari, a volte Manolas sempre e Barrega ogni tanto. Adesso la certezza è che senza di loro siamo indeboliti, non possiamo sapere quanto ci siamo rinforzati. Io vi chiedo di consigliarmi chiaramente qui sotto nei commenti dei giocatori per andare a rinforzare un po' la situazione, partendo dal presupposto che il budget non dovrebbe mancarci, perché in questo momento abbiamo davvero tanto, quasi 200 milioni di budget trasferimenti, mezzo milione di budget stipendi, quindi i soldi non ci mancano, le idee nemmeno, perché come vi ho detto all'inizio, punto Douglas Costa, punto molti altri giocatori ancora per rinforzare questa squadra, il nome caldo è sempre quello di Corentito lì su in mezzo al campo, ma la sensazione è che a questa squadra manchi qualcosa, e lo si vede contro il Bayern Monaco dietro. Manolas era possente e anche molto veloce, con Fazio dietro, che può essere possente quanto vi pare, ma è lento, le cose non vanno proprio tanto bene, l'abbiamo visto con i 4 gol incassati. Fatemi sapere, lasciate like se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo con i prossimi episodi in settimana, con i prossimi video, un bacione, never give up e bella regà!